Ciao, bentornati su Tenorshare. Apple ha finalmente rilasciato iOS 18, ma non abbiamo ancora nessuna funzione di Apple Intelligence. Queste funzioni arriveranno con la versione 18.1, ma ho già usato l'intelligenza Apple. La mia funzione preferita è Clean Up. Lo ci permette di rimuovere gli oggetti di sfondo o le persone che distraggono da una foto. In questo modo non è più necessario utilizzare altre applicazioni. Questo video vi mostrerò come accedere all'intelligenza Apple e come utilizzare CleanUp. Prima di tutto, dovete assicurarvi di utilizzare un iPhone 15, Pro o 16 che possono funzionare l'intelligenza Apple. Se state utilizzando un iPhone 14 o altri, mi dispiace che dobbiate acquistare un nuovo iPhone. Poi, per prima cosa, dobbiamo aggiornare iOS 18.1 beta. Dobbiamo andare su developer.apple.com per impostare il vostro ID Apple come account sviluppatore. Dopodiché, è possibile vedere iOS 18.1 beta nell'aggiornamento del software. Inserirò il link nella descrizione. Reboot offre diversi pacchetti iOS, comprese le ultime versioni. Se è troppo bugata, è sufficiente eseguire un backup dei dati e ripristinare l'aggiornamento iOS 18 con Reboot. Dopo l'aggiornamento, durante la configurazione verrà visualizzata la pagina dell'intelligenza Apple e potremo iniziare a utilizzare l'intelligenza Apple. Ora aprire le foto. Fare clic sul pulsante di modifica. È presente un nuovo pulsante di CleanUp. Fare clic su di esso, si rileveranno automaticamente gli oggetti presenti nell'immagine che potrebbero non essere desiderati. È sufficiente rilevare il contenuto. In alternativa, si può anche fare un cerchio sull'oggetto per rimuoverlo. C'è anche una funzione interessante. Se si desidera sfocare il volto di una persona, è sufficiente cerchiarlo e il volto verrà censurato. È davvero utile. Mi piace molto. Inoltre, la pulizia funziona su tutte le immagini presenti nella libreria delle foto, comprese quelle più vecchie e quelle acquisite da altri dispositivi. Provatela subito. Questo è tutto. Non dimenticate di mettere un like e ci vediamo alla prossima volta.